abbiamo parlato di quei regali che avete fatto, particolarmente sentiti e pensati, che questa è la cosa migliore. Tre regali sicuramente che possiamo fare: ascoltare una bella canzone come abbiamo appena fatto, quella di Christian Rosso, che è qua con noi ai nostri microfoni, è venuto a trovarci, giovane cantautore, abbiamo ascoltato Ti auguro il meglio della Risvegli Records. Ciao Christian, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ma buongiorno, buongiorno a te. Allora, come sei messo con i regali di Natale, visto che uno dei temi principali di questa giornata è proprio il Natale, ormai siamo praticamente quasi all'antivigilia. Ah, diciamo che sono anch'io al rush finale, sto prendendo gli ultimi il più possibile, C'è anche qualcosa di perché stanno sto particolarmente per passare. sentito, hai fatto, che hai fatto un regalo particolarmente sentito o Cosa? pensato? C'è stato un regalo in particolare che hai pensato e sei soddisfatto di averlo fatto, perché proprio era per quella persona lì. Ma diciamo che il miglior regalo me lo sono fatto a me stesso, quindi non voglio risultare Comunque. egoista, però è importante volersi bene. È vero, è vero. Ti auguro il meglio. È il titolo del singolo di Christian Rosso, giovane cantautore, come dicevamo. È disponibile appunto su YouTube per la casa di produzione proprio Risvegli Records di Moreno del Signore, che tra l'altro salutiamo, che è un nostro amico, un nostro fan ed è un ospite praticamente fisso della nostra trasmissione. Infatti, il singolo è arrangiato e prodotto appunto da Moreno del Signore. Ci vuoi parlare di questo singolo che senti particolarmente? E che è naturalmente autobiografico. Sì, è una canzone scritta appunto per una persona con cui c'è stato un qualcosa di importante, che poi, come tante cose nella vita, finiscono, ma che nonostante questo ti lascia dei bei ricordi. Quindi io a questa persona con questa canzone le auguro il meglio, nonostante tutto, le auguro il meglio. Sei particolarmente soddisfatto, si dice dalla tua voce, no? Di aver realizzato questo progetto e anche questa canzone. Tu hai affermato che quello che vuoi fare di più è quello di trasmettere le tue emozioni, sicuramente tramite questo singolo lo fai. Le emozioni che possono nascere dalle piccole cose, dai piccoli gesti o anche da un semplice pensiero, lo fai attraverso il tuo lavoro. Esatto, Cristian. esatto. Infatti sono anche, a prescindere dai risultati, eccetera, ma ogni volta che scrivo una canzone arrivo alla fine, cioè mi accorgo che la canzone è finita, sono soddisfatto perché ho fermato un momento, ho fermato un'emozione, una mia emozione, e ogni volta che la riascolto la rivivo, è una sensazione indescrivibile. Assolutamente sì, tu nasci già musicista perché sin da giovanissimo, no? Sì, da Cominci sempre. la tua carriera, la tua passione all'inizio ovviamente come musicista, se non sbaglio come chitarrista, no? Giusto? Esatto, come Ecco, chitarrista. innamorato della chitarra e sei anche innamorato di grandi cantautori. Dei punti di riferimento per te, da Lucio Battisti a Rino Gaetano a Gianluca Grignani e poi dal rock, passando dai Beatles a Nirvana, quindi un ventaglio molto alto, molto grande di ispirazione. Esatto. E in comune tutte queste persone qui hanno che nei testi volevano comunicare qualcosa. E tu prendi ispirazione da loro, in che modo? Bah, io ogni volta che ascolto, per esempio, la messa alla trinità di Grignani, ogni parola mi tocca, ogni parola la sento e da lì quello che voglio mettere nelle mie canzoni. E questa sensazione qui, che ogni parola non sia lì per caso o perché, ma perché descrive qualcosa, una sensazione. Una sensazione, esattamente. Adesso è un periodo particolarmente intenso, questo prenatalizio che ci fa sentire anche un po' il calore della famiglia, il calore degli amici. E sicuramente tu tramite questa canzone lo esprimi tutte le tue emozioni. Qual è il tuo sogno nel cassetto e i progetti per il futuro? Ah, sogni nel cassetto tantissimi, più che altro quale non c'è come sogno nel cassetto, però ovviamente è di andare sempre avanti nel fare quello che mi piace e raggiungere dei risultati che poi saranno dei nuovi punti di partenza. E obiettivi o progetti per il futuro? Ma progetti abbiamo in cantiere, diciamo così, di portare questa canzone
in terra latina, come gli altri cantautori italiani, per esempio Ramazzotti, di portare una versione per il mercato latino e vediamo lì cosa. No, Traducendola oppure semplicemente in italiano? no, traducendola, traducendola. Quindi questo è già un progetto molto ambizioso e ti auguro di realizzarlo Ti poi nel ringrazio davvero molto. 2023. Grazie Cristiano, per tutti Grazie a coloro che voi. volessero riascoltare, ti auguro il meglio, possono andare tranquillamente su YouTube e magari appunto Viviana, se hai una domanda per Cristian. Sì, Cristian, hai un programma online dove possiamo ascoltarti dal vivo? Allora, l'anno prossimo ci saranno dei live sicuramente, quindi vi consiglio di seguirmi Sui per tuoi canali vedere. social. Esatto, sì. Li vuoi lanciare? Allora, Cristian.Rosso, sì, esatto, Cristian.Rosso su Instagram e Cristian Rosso su Facebook, quindi vi aspetto lì allora. Grazie Mettiamo tanti like, ragazzi. Assolutamente sì, grazie Christian. mille, Naturalmente adesso lanciamo i grazie tastativi e in bocca al lupo, buon Natale. a te. Grazie, buone feste, Ciao grazie. anche a te, Ciao. ciao. Ciao.